benvenuto, bentornate sul mio canale. Oggi nuovo video, vi mostro questo effetto super super semplice che sta spopolando su Instagram e che mi avete richiesto in direct in tantissime. Quindi nulla, io vi lascio al video tutorial. Iniziamo ragazze scegliendo il colore che sarà quello che poi si andrà a vedere nel contorno. Può essere qualsiasi colore voi volete, giustamente. E ovviamente penso che sappiate già che il fatto che siano colori magari un pochino più chiari piuttosto che colori molto scuri si riescono appunto a sfumare meglio, ok? Solamente per quel motivo lì, però se siete brave nel riuscire a sfumare anche colori scuri magari potete tranquillamente andare anche con colori scuri. Il mio consiglio è, se siete all'inizio, magari provate prima con dei colori pastello, colori chiaro, di modo da riuscire a fare un pochino di sfumatura, che poi in realtà andremo a vedere nello specifico. Non è molto importante creare una sfumatura perfetta quanto in realtà riuscire poi a stenderlo un pochino così, no? E lasciare la parte centrale che sarà più chiara. Almeno questo è il metodo che utilizzo io, ok? Allora, quindi scegliamo il nostro colore. Per esempio, adesso vado a scegliere un fucsia rosato. E vado... Ne ho preso un pochino, vedete? Allora, si può fare con paint, si può fare con... semipermanenti, si può fare con gel color, con quello che volete ragazze, eh? Quindi io cosa faccio? Scarico e metto, vedete, nei bordi la maggior quantità di prodotto, anche tirandolo magari, però la maggior quantità è lì. Prendo ancora un po' di prodotto, non mi importa la stesura, ragazze. Quindi procedo a piccole quantità, non vado a mettere troppo colore e lo vado comunque a tirare, perché ricordiamoci che il colore deve polimerizzare perfettamente in lampada. Ok, quindi una volta che abbiamo questo, che abbiamo tutti i contorni fatti, io vado a pulire un pochino il mio pennello, quindi anche su un pezzettino di Scottex vado proprio a scaricare, vedete, l'eccesso. Perfetto. Con l'aiuto di un top, che può essere lucido, può essere opaco, può essere con, può essere senza dispersione, vado a pucciare un pochino, vediamo se riesco a farvelo vedere, ok, a pucciare un pochino le setole. Questo mi aiuta a sfumare perfettamente il colore. Quindi quello che vado a fare è iniziare a stenderlo proprio qua, nei laterali, e poi vedete che piano piano, come nel pezzo sotto, vado a passare più volte proprio dove finisce il colore, dove c'è il bianco. Ripeto, non è in realtà importante questa fase che ci sia una sfumatura iper mega perfetta e precisa, assolutamente ragazze. Solamente togliamo un pochino quello stacco molto forte che abbiamo, vedete, portandomelo anche un pochino più giù. E sfumiamo, sfumiamo. C'è anche chi, ho visto, stende il colore proprio a monocolore e dopodiché va su tutta la tip col bianco, però a me risulta un pochino più scomodo, nel senso che di bianco lattiginoso ne va molto molto di più. Invece mi trovo bene con questa soluzione e vedo che mi riesce meglio. Poi ognuno ha il proprio metodo e lo crea, lo fa come si sente, come si trova meglio, ecco. Io mi trovo meglio così. Vedete, io già ho finito ragazze, non vado più a sfumare. Anzi, possibilmente vado anche un pochino a ripulire la zona centrale. E questa è la nostra tip. Adesso quello che vado a fare è mettere in lampada e vado a fare un'altra volta questo procedimento della sfumatura. Ho ripetuto di nuovo lo stesso procedimento. Adesso vado a prendere la mia HD White di Passione Unghie e vado
procedo con uno strato smalto sull'intera tip, quindi o sull'intera unghietta, dipende da dove state lavorando. Comunque, ragazze, si può ricreare in modo molto molto semplice un bianco, semplicemente con una base trasparente e aggiungendo a nostro gradimento appunto il colore bianco. Quindi vedete, vado a smalto, bella tirata dappertutto. Dopodiché prelevo una quantità un pochino più elevata di prodotto. Questa quantità la inizio a depositare più o meno da qua, ok? Quindi da questo punto io vado lasciando comunque un pochino di spazio nei laterali, ma sviluppandola appunto solamente nella zona centrale. La tiro già col pennellino, poi prendo un altro pennellino, innanzitutto scoppio che qua c'è una bollicina, e adesso vado leggermente a spostarmela. Vedete? Vado solamente così, proprio in modo leggero leggero. Poi rovescio e tengo rovesciato. Questo perché, ragazze? Perché in questo modo si va perfettamente a creare la parte bianca al centro, ok? Quindi vado, tengo rovesciato, controllo la tip. Se c'è bisogno, vado io a spostare più centrale la bombatura, perché di quello alla fine stiamo parlando. Vado ancora un po' a picchietto picchietto e controllo. Quando è di nostro gradimento e vediamo che abbiamo un riflesso perfetto, possiamo andare in lampada. Ed eccola qua, questa qui è la tip uscita dalla lampada. Vedete che la sfumatura si è andata a creare praticamente da sola. Adesso andiamo a sigillare. Io utilizzo un top lucido, ma possiamo tranquillamente andare a sigillare anche con un top opaco, che è un pochino l'effetto che si sta ricreando anche molto su Instagram. Diciamo che questo effetto è spopolato proprio su Instagram. Possiamo anche andare, volendo, a ricreare, però forse è meglio, o quantomeno viene di più utilizzato con il top opaco, dei piccoli puntini neri qua e là che possiamo ricreare con una spazzolina oppure anche con un piccolo pennellino di queste dimensioni. Andiamo a fare dei puntini più e meno grossi, sparsi un pochino ovunque, effetto appunto uova di quaglia, che va molto di moda. E poi ecco, andare in lampada e farci anche sopra stamping, qualsiasi cosa. Quindi io adesso in questo momento ho messo il lucido, si è livellato perfettamente e posso andare a polimerizzare. Ed eccole qua, ragazze, ne ho fatte altre con altri colori, ma se ne possono creare infinite combinazioni. A me piace tantissimo questo nuovo effetto che sta appunto andando molto 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 di moda, e come avete visto ci vuole veramente poco per realizzarlo e sono semplicissime. Il mio personale consiglio è quello che se fate questa tipologia di nail art, magari sotto, se si tratta di semi permanente, ragazze, fate uno strato un pochino più abbondante di base trasparente per poi andare successivamente col colore e bombatura con il bianco. Questo perché, ragazze? Perché una volta che poi andremo a rimuoverlo magari con il cartoccio o anche con la fresa, non faremo tanta fatica, ok? E non dovremo arrivare poi tanto all'unghietta naturale. Quindi io spero come sempre che il video vi sia stato utile. Se siete arrivati fino a qua, commentate sotto con l'arcobaleno, visto che con tutti questi colorini ci sta. Lasciatemi un like per supportarmi. E nulla, io vi mando un grande grande bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video.